Uè, salve a tutti Wachikebari e bentornati su Until Dawn. Ma Ma non potevano costruire la baita accanto alla stazione d'arrivo della funivia? abbiamo la presentazione di Amy, l'intelligente, l'ex di Mike, intraprendente, persuasiva, una rompiscatole. Non credo che sarebbe stata... E ecco Matt, il nuovo ragazzo di Emily, determinato, ambizioso, attivo, un pochetto scemotto, Non c'è mai un diciamo. facchino quando serve. Ok, usiamo Matt. Ecco qua, ti porto le valigie, sei Henry, contenta? siamo quasi. No, voglio dire, mi sento a disagio. Oh. Ah, davvero, perché? Sarà Ti strano porto che le non sia così valigie, tutto qua su. Voglio dire, cosa pensi che... Gesù! Ed ecco Mike, intelligente, motivato, persuasivo. Ragazzi, Michael! davvero, avreste dovuto vedere le vostre facce. Cazzo, mi viene da prenderti a pugni. No. Mike, sei un idiota. Dai, ragazzi, siamo amici o cosa? Niente violenza, dobbiamo solo divertirci. Siamo in una In una foresta bella paurosa, montagna, su, entriamo nello spirito della situazione. Lo spirito della situazione? Sei scemo cosa? Cerco solo di sdrammatizzare, Non fare così. Così come? Così, come fai tu. Alla fine fai sempre così. Minaccia, gira al largo Mike del benvenuto, siamo tutti amici qui. Ma sai una cosa, mi faccio valere. Michael, la devi smettere. Ecco, sta zitto Mike. Adesso Emily e io stiamo insieme e questo è un dato di fatto. Me. Non te lo ripeterò di nuovo. Non pensavo ce n'assi così Ci pesante, siamo capiti? Beh, speravo che l'avessimo superata. Di essere amici. Beh, come vuoi. Mike. No, no, no. No, va bene così. Adesso me ne vado. Farò l'uomo Dai, maturo vabbè, e dai, farò i Mike, cazzi miei. vai su. Amen. Credo che abbia capito. Quando fai il maschio alfa sei parecchio sexy. Ah, merda. Cosa? Però, puoi portarli per il resto della strada? I Ma bagnanti? perché? Sì, tutti quanti. Ah, perché? Devo andare da Sam. Ok. Scusa, è che devo proprio parlarle. Mi sono ricordata di una cosa che devo dirle prima che arriviamo lassù. Ma non puoi aspettare. Sì, ma Ci che siamo qua. palle che È sei, Emily, porca importante, Matt, ti miseria. Vabbè, prego. dai, faccio ok. Va bene. Sei così Ok. importante. Se è importante, penso di poter portare Matt, tutto quanto perché qua. indovino le tue Però frasi, mi devi un scusa? favore. Scusa? Così siamo pari, no? Ci penso. Stai attenta. Ci vediamo su, tesoro. Grazie. So bene che Emily è abbastanza una schifosa maledetta e tante persone la odiano, però vorrei fare le mie scelte, sinceramente. Non voglio subito pensare che Emily è un pessimo personaggio, lo dico all'istante. Qua c'è la nostra Ashley. Ha una cota per Chris. Accademica, ok, curiosa e schietta. Ok, sono le 21:32 adesso. Controlliamo un po' in giro se c'è qualcosa. Ok, là c'è Jess. Ehi, Oh! qualcuno sta diventando amichevole. Un po' troppo amichevole, forse. Non si E che dice ogni cacchio? lasciata è persa? Emily! Che combini, Emily? No, Vabbè. Oh, salve, Matt. Ehi! Ehi, wow! Scusami! Ash, non ti volevo spaventare. Mamma mia, Va bene? Matt! Proprio, Volevo Matt. spaventarti, ma spaventarti poco, non per Oh mio davvero. Dio! Oh mio Dio! Ehi, wow! Mi dispiace, Ash, davvero. Ok, sto bene, sto bene. Che guardavi? Qualcosa di interessante? Ah, oddio. Deve sapere la verità. Certo, fai pure, vedrai che bellezza. Bene. Figlio di puttana! Sul Dai, serio, Emily? Ma che cazzo? non è come sembra. Non è come sembra? Con Forse. Em non è mai come sembra? Ma Non lo so, oh, io. maledizione! Matt. Matt si è arrabbiato, ma non era brutto anche non mostrarglielo, ragazzi.
Controlli il telefono, leggi il libro. Facciamo una cosa differente, va? Prendiamo il libro. Dai, su, non voglio che sia la solita TikToker influencer. Che palle. Dimmi che non l'hai fatto davvero. Tieni le mani bene in vista, ti abbiamo circondato. Ciao, Mike. Ma chi sono io per reagire? Quale altra scelta ha questa povera ribelle se non di arrendersi alla rude guardia militare che è venuta sin qui per prenderla in custodia? Ok. Ok, hai preso una palla di neve. Beh, non saprei se la metti così. E beccati questo. Boom, in faccia. Che scena romantica. Dai, forza Jess, ce la puoi fare. Dove Jess ti stai nascondendo, piccolina? Il potere di Jess. Eccoti qua, boom. Sfigato. Schiviamo tutto. Ok, oh, l'uccello del totem. Non lo voglio beccare l'uccello. Però anche te, mizziga. Ok, mi hai fregato. Va bene, ok. Ok, vai, 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 Jess. Di nuovo l'uccello. Non puoi nasconderti, Michael. Conosco tutti. No, non faccio nulla. Non faccio nulla. Addio, uccellino. Mi spiace, Mike, ma te lo sei cercata. Boom. Ti troverò, Jess. E poi? Basta. No, tesoro, ancora. Finché non cadrà. Oh mio Dio, quanto cringe. Eccoci. Au. Finito. Tutto fatto. Allora sono caduta. Se direi. Beh, nel caso lo sapresti. Va bene, va bene. Ehi, sbaglio o ti stai dichiarando sconfitto? Sei una degna avversaria, Jessica, regina delle valle. È un titolo un po' ambiguo. Mia signora. No. Ok. Dai, voglio che Jessica sia un po' fetente come ragazza. Beh, una cosa mi viene in mente. Sì. Però dovrei aspettare, più tardi. Ok, aspettiamo. Saliamo alla baita. Già, anche se qui è così bello. È un posto fantastico. Già, potrei anche restare vicino a una stazione, oh mio Dio. Il fatto che ci sia anche tu. Soltanto baci. Beh, più o meno. Finiremo per morire congelati fra quel più e quel meno. Già. Va bene, Jessica, dai, sei cotta stracotta, ma dobbiamo andare avanti. Sta arrivando qualcuno. Oh, salve. Non pensavo che arrivavi subito. Ci si rivede. Salve anche a lei. Come ci senti? A posto, dai. Credo che l'ultima volta tu non mi abbia risposto onestamente. Ma in realtà, boh, anni di esperienza, non credere di potermi ingannare. Non è che ho paura dei fantasmi, Questa volta cercheremo di comprendere le radici della tua ansia. Va bene. Il libro e sfoglia le pagine. D'accordo. Vedrai una serie di foto e di simboli. Voglio che identifichi quale immagine di ogni serie ti mette più ansia. Ok, vediamo subito allora. È un pochino complicata perché degli uomini, persone, uomini cattivi, serial killer e via dicendo. Però le donne possono essere molto pericolose. E molto enigmatiche, molto manipolatrici in certi momenti. Ma no, facciamo le donne. Certi momenti, certe volte fanno delle cose che ti spaventano. Cioè io ho più paura di una donna killer che un uomo, per di più, ragazzi, Ieri la folla, perché comunque qualcuno ti può benissimo derubare. L'altezza a negare tantissimo. Tantissimo a negare.
le serpi, i ratti. In realtà nessuna dei due, ma direi le serpi. Anche se certi serpenti sono belli. Andiamo avanti. Le pistole, i coltelli sono molto molto più spaventosi, ovviamente. Le pistole fanno bang, ma niente di particolare. Mentre i coltelli, tremendi. Qua metto gli scarafaggi, ovviamente. Mi fanno schifo gli scarafaggi. E qua i clown. Sì, raga. Seppur adoro Joker. Le viscere. Che schifo. Ah. Oh. Hai avuto paura? Mi spiace. Stai andando molto bene. Non preoccuparti. Sì. Cerca di velocizzarti. Più ti affidi ai tuoi istinti, più oneste saranno le tue risposte e più d'accordo risulterà questa esperienza. Grazie, ok. Allora, scarafaggi. Un po' lunga questa cosa, ma sempre le viscere. Ma non schifo le viscere, per favore. Beh no, ancora i clown. Gli zombie sono ok, niente di particolare. Grazie, le viscere di nuovo. Fanno schifo. Sempre le viscere. Sono vomitevoli. Molto interessante. Grazie per aver risposto con diligenza. Scarafaggi, clown, viscere. Che combinazione all'aria di un allegro venerdì sera. Ancora una volta, temo che il tempo sia finito. Ah, peccato. Ne riparleremo presto. D'accordo. Oh, ecco qui Josh, il fratello di Annabeth, pensieroso, affettuoso, complesso, vincitore del premio Oscar. Dai, tu sei cresciuto qui, semmai ti sembra più piccola. Sì, forse hai ragione. Quando monterete qualche ripetitore per cellulari? Sono in astinenza. Se hai un milioncino che ti avanza, possiamo farlo subito. Ora che me lo dici, l'ho lasciato nell'altro giubbotto. Ok, siamo qua con Josh, che l'altra volta stava a dormire. Sì, beh, più o meno, ma è bello vederti. Che gli prende? Oh, che succede? Ah, ok, qualcuno ci sta fissando. Ehi, ehi, ehi. Allora, ci diamo da fare qui o cosa? Certo. Dai, dai, facciamo come stai. Ehi, come va? Deve essere difficile senza le tue... Basta. Io volevo so solo... So cosa intendevi. Davvero, scusa. Voglio solo che ci divertiamo, va bene? Come abbiamo sempre fatto. Ok, va bene. Dannata gelatura del cazzo. Ghiacciata? Ovviamente. Ci sarà un altro ingresso? Ci sono mille ingressi, ma sono tutti chiusi. Deve essere una finestra, dai, che possiamo aprire. O qualcosa del genere. Aspetta, vuoi fare un'effrazione? Sì. Dubito si possa parlare di effrazione a casa tua, no? Non se non sporgo denuncia. Vai strada, capo. Va bene, dai, seguimi, Rami Malek. Ehi, yes. Ciao, Chris. Allora, come stai? Bene, però ho un po' freddo. Mi raggomitolerei volentieri davanti al fuoco. Già, sì. Sarebbe piacevole. Ok, qua ragazzi dobbiamo appunto scoprire i dettagli dei nostri protagonisti. Ora seguiamo il caro Josh. È davvero una ragazza fantastica, sai? Sarebbe bello che si togliesse quel parca di dosso, sarebbe un vero spettacolo. Allora, sono migliori amici, non facciamo la protesta. Ok, d'accordo. Sì, decisamente. Quando ho intenzione di provarci con lei sul serio,
Sì, la fai facile tu. E dai, su, praticamente già adesso passa tutto il suo tempo con te. Beh, guarda, si amano a vicenda. Senti, amico, dai un'occhiata. Guarda queste splendide montagne, vedi qualche genitore? No, voglio dire, riesci anche solo a immaginare uno scenario migliore, qualcosa di più incredibilmente erotico? Tu e Ashley, finalmente soli. Hai preparato tutto a dovere, sei stato il perfetto gentiluomo. Ora metti a... Vai, Chris, metticela tutta. Ma sì. Forse hai ragione. Sei un cacciatore, bello. Niente paura, nessuna pietà. Non devi lasciare il scampo. Va bene, ho capito. Andiamo, dai. Allora, qual è la tua idea per entrare nella baita degli aerei? Ehi, mica ho detto di avere un'idea. Eccoci qua. Non mi deludere, capo, altrimenti... Ok, ci siamo. Si sposta per bene. Ancora si sposta. Di nuovo. E voilà, fatto. Sì, non c'è molto gameplay in Until Dawn. È pronto. È un film, raga. È un film Until Dawn. Ed è questo che mi piace tantissimo. Porca miseria. Sto bene. Dovevo impegnarmi di più ai corsi d'arrampicata. Intendi ginnastica? Sì, arrampicata sulla corda. Mi fa troppo ridere Josh e anche Chris. Divertente. Porca miseria, mi sono preso uno spavento. Mannaggia Eva. Tieni, usa questo. Grazie mille. Andiamo a vedere un po'. Oh, Chris, ho avuto una grande idea. Sì? Sicuro. E sarebbe? Ok, allora... Sono quasi sicuro che ci sia del deodorante in uno dei bagni. Potresti usare quello con l'accendino. No, non ti seguo. Che ci serve uno stick di deodorante? È spray, una bomboletta. Oh, sì, ora capisco. Lancia fiamme. Proprio come facevamo coi soldatini. Sì, li fondevamo. Basta puntare lo spray contro l'accendino e... Ok, va bene, facciamo un lanciafiamme. Facciamo il lanciafiamme, ragazzi. Bene, pensaci tu. Io devo andare a fare una cosa. Te la senti di cercare al buio? No, ma lo farò. Va bene. Buona fortuna, ragazzo. Ciao, Josh. Già ho notato qualcosa. Ed è un totem. Oh, oh, porca miseria. Totem perdita. Questa è Emily che si brucia. Perdita. Infatti, vedete? La carità, oh mio Dio, umorismo, coraggio è sceso, romanticismo è salito, un botto, curiosità, oh mio Dio, Josh è salito. A seconda delle azioni che faremo, o si alzerà o si abbasserà. Indizio trovato, frammento di giornale. Ok, Victor Milgram, sempre lui. È stato accusato. Ok. Poi eventualmente è scappato via e altro. Non è che forse è il tizio che abbiamo incontrato, che abbiamo visto? Magari lo è, poi non so. Questo è il quadro di famiglia. Bello. Ok. Che cazzo era? Infatti che ca era? Sì, così l'apriamo, perfetto. Salve, come va? State tutti bene? Mamma mia. Che casa. Che casa, signori, che casa. Maronna, regà. Maronna davvero. Proprio antica, proprio antica davvero. Ok, fammi vedere qua sotto. Aspetta, c'è qualcosa. Fotoballo studentesco. È molto bella questa baita. Sento delle voci. Io scendo. Oh mio Dio, ragazzi, oh mio Dio. Apriamo la porta. Non posso aprire la porta. Altra foto. Josh e le sue adorate sorelle, Anne e Beth, state proprio bene. Ah, era il 2013. Quella è la stanza del cinema. Chi è che cacchio c'ha una stanza del cinema poi? Mi ricordo che tipo su D-Max o Real Time facevano quel programma sulle case per i super ricchi sfondati. E c'era quella che avevano appunto il cinema in casa. Tutto in 4K e via dicendo. Mi sto perdendo. Dov'è che devo andare? Ma questa casa è troppo grande, raga.
La musica si alza. Qua c'è la... Aiuto. C'è la vasca. Oh, eccolo. Oh. Porca vacca. Che cazzo. Maronna, raga. Sapevo che c'era, ovviamente, però mi ha fatto paura. Bene. Perfetto. Qui ci stiamo congelando le chiappe. Ecco per voi, signorine. Grazie, grazie, grazie. Sarò qui tutte le sere. No! Cazzo! Non mi hai fatto paura, maledetto. Era? Stai bene? Era un orso o una tigre, non so. No, oh, era solo un tenero cucciolo di ghiottone. Cucciolo? Non preoccuparti, da grande ti passerà la paura. Va bene, entriamo. Abuela. Ammet, salve. Casa, dolce casa. Non la definirei proprio dolce. Grazie a Dio, siamo dentro. Anche se... Mancano Mike... Emily e Jessica. Nessuno c'è più venuto. E tutta la polizia che è stata qui? Non c'è stato tanto movimento ultimamente. No. Eccoli. Ma ciao, festaioli! Ehi! Ehi! Ecco qua. Fai come se fossi a casa tua. Ok. Già, avanti. Mettiti comodo e prendi quello che ti pare. Mette contro Mike. Vacci piano, cowboy. Facciamo un attimo una sfida. Che facevi con Emma sul sentiero? Cosa? Ti ho visto con Emma. Con il binocolo. Prima? Ci siamo incontrati. Era un po' che non la vedevo, così l'ho abbracciata. È illegale? Beh, oddio, Matt, magari hai sbagliato te a pensare a certe cose, però... Boh... Non ci pensare. Amici? Sì, sì, certo. È vero, non sono stato coraggioso a dire basta, vattene via, eccetera. Però non mi andava che poi si creava la discussione tra Mike e Matt. È vero, potevo benissimo dire a Mike, oh stai zitto, vattene via, porca miseria, c'è stare Emily. Ma non mi andava di creare una discussione tra i due. Già si odia la vicenda, praticamente. Oh mio Dio, ma che schifo. Stai cercando di ingoiargli la faccia? Andiamo, non potrebbe essere più discreta? Tanto nessuno vuole la tua roba, tesoro. Hai detto qualcosa? Attenzione. Il tuo troieggio era troppo... Sembra che a qualcuna bruci essere stata scartata. Già, per te, come al mercato del bestiame, sei una vacca di prima scelta. Aia. Chiamare vacca Miss Homecoming. La provochiamo, dai. Ehi, stai mettendo tutti quanti a disagio, Jess. Sei invidioso? Emily è troppo frigida anche per te. Ehi, dai, perché? Senti... Vabbè, non me ne frega un cazzo di quello che penso. Almeno io penso. Media del 9, stronza, ricordati di me. culo per lavorare. Chi ha bisogno di studiare quando si hanno a disposizione tutte queste doti naturali? Ti prego. Oh mio Dio. Non resti neanche un panino ammuffito con quel culo secco. Oh mio Dio. Sei serio? Credi che sia un insulto? Questa stronza è fatta, o quasi. Facciamo che stramatizziamo. Non voglio che Matt sia il leccapiedi di Emily ogni volta, quindi... Emily, basta! Stai esagerando. Non c'è motivo di litigare così. Già, Em, perché ti metti a litigare per il tuo ex ragazzo? Eh? Basta! Non è per questo che siamo venuti qui. Questo non ci aiuta. Non è quello che volevo. Se non riusciamo ad andare d'accordo per 10 minuti, forse ci serve un attimo... Giusto, Josh. Mike, perché non vai a vedere il capanno, quello di cui ti ho parlato? Sì, sì, ok. Ti va di andarci? Sì, ma... Dai, però. È proprio lungo il sentiero. È finita. Devo far capire ad Emily che un po' stava esagerando, ha iniziato lei. Allora, Josh, accendiamo il fuoco?
Dov'è la borsa? Che borsa? La mia borsa, quella piccola con i disegni rosa, quella che ho preso da rodeo. Matt, mi stai aspettando? Oh mio Dio, non ti ricordi? Accanto al negozio di scarpe italiane dove ho preso le stiletto e tu hai fatto cadere quell'espositore mentre sbavavo. Oh mio Dio. Cioè, mi stava chiedendo del giubbotto di pelle che indossavo. Certo, le importava proprio del tuo giubbotto d'alta moda. Perché odi il mio giubbotto? Matt, mi serve la borsa. Oh mio Dio, ma forse te la sei dimenticata. Pensi che io dimenticherei la borsa? Beh, allora? Allora. Direi di no. L'avrai lasciata giù alla stazione della funivia. Dai, tesoro, torniamo subito. E poi potremo scaldarci. Almeno andiamo insieme. Ok. Ok, andiamo. Let's go. Ok. Ok, ciao Sam, che va a farsi un bel bagno. Ah, scacciati. Approfittiamone. Per me va bene. Quanto è lontano questo capanno, comunque? Questo capanno è il nido d'amore più caldo e romantico che tu possa immaginare. Se ci arriveremo. Oh, mi sento abbastanza fortunato. Gioca bene le tue carte e potrebbe anche essere... Ehi, pornodivi! Mi porno di... Scusate, ma mi fa troppo ridere Josh. Scusate se vi ho buttati fuori così. Mm? Tu divertiti con quegli sfigati. Oh, quasi scordavo. Bisogna accendere il generatore, altrimenti non vedrete niente. Ormai è buio. Ok. Cammino. Detto così non mi piace, eh. Mi sa che Josh stava flirtando con me. Ok. Gli chiedo di unirsi a noi. Sei serio? Mike. Cosa? Battete di Washington 22:43. Allora, ragazzi, io direi di concludere qua questo episodio di Until Dawn. Abbiamo incontrato tutti quanti i personaggi, ho fatto le mie scelte. Ciao, ciao! Way a Mike!